Bentornati all'appuntamento settimanale con la Top 10 del venerdì live. Questa settimana abbiamo un vincitore, ma chi sarà? Andiamo a scoprirlo nella classifica delle 10 play of the game dell'ultimo venerdì e a fine video le modalità di partecipazione. Al decimo posto il buon Uberigno ci dimostra che non serve per forza essere tutti attaccanti per fare play of the game. Con la porcata del buon Rodog, infatti, spingo due avversari fuori dalla mappa delle industrie Volskaya, cosa che mi avrebbe garantito il trofeo che ancora mi manca. In nona posizione c'è Gabba con Genji ad Hollywood, se la deve vedere con due tank, per fortuna sua Rodog gli spara durante il deflect e uccide la scimmia, bastano pochi shuriken per eliminare il secondo tank e lanciare la spada del drago contro gli altri eroi avversari, ma sfortunatamente trova solo Junkrat. In ottava posizione con piacere che vedo un non attaccante. Lorenzo infatti porta Symmetra alle industrie Volskaya che difende in modo molto aggressivo in una posizione che dovrebbero coprire i tank. Tripla kill. Settima posizione e siamo a Ilio. Torna Genji portato dal traffic e si lancia sul punto di controllo con la spada del drago, colpisce tutti i presenti e infine deflette l'attacco di soldato che viene eliminato. Ad Eichenwalde troviamo il sesto posto, ancora Genji, questa volta portato dal gattino. Anche lui si lancia con la spada del drago contro un gruppo di avversari e tra i morti e i feriti le vittime saranno 4. Ci spostiamo al Tempio di Anubis per il quinto posto di Tommy Burlone con Reaper che si nasconde in cima a una colonna e al momento propizio scatena la spirale della morte sui 4 avversari sottostanti. Nel caso sentissimo la mancanza di un Genji, ne troviamo uno proprio ad Hollywood. È portato da Nick Ghost fino alla quarta posizione, anche lui si lancia con la spada del drago su un gruppo di avversari e ne elimina tre prima di essere fermato da Reinhardt. Sul podio troviamo al terzo posto Farah che al Tempio di Anubis elimina con un solo attacco Hanzo e il mech di Diva, segue Soldato e infine una pioggia di fuoco per finire il resto del team. Secondo posto di Scorpion ad Oasis, il suo Reaper fa cantare le due pistole e non ha bisogno nemmeno della spirale della morte per concludere l'azione con 4 uccisioni. Ho deciso di premiare con la prima posizione Lorenzo e la sua Symmetra ad Eichenwalde, propone una difesa estremamente avanzata ma di successo e grazie alla ultimate di Reinhardt conclude questa azione con 3 kill e una partecipazione. Congratulazioni dunque al vincitore di questa settimana, Lorenzo, con due highlights che per una coincidenza si trova anche al primo posto di questa top. Per chi volesse partecipare, ricordo che l'accesso alle partite è libero e che saranno disponibili il venerdì dalle 21.30. La diretta può essere vista su Twitch al canale Uberigno TV o seguendo il link in descrizione. Dopo le prime 5 partite nelle quali cerco di far giocare tutti, è sempre consigliato prenotare un posto per le rimanenti 5 parlando con uno dei moderatori del canale Twitch. Credo di avervi detto tutto, grazie per essere stati con me anche questa settimana, per aver seguito la diretta e per esservi iscritti ai miei canali. Io vi saluto e vi do appuntamento con la prossima live venerdì sempre alle 21.30. Ciao!